Secondo campionato di Serie B per il Milan, che decide di chiudere con il passato. Per la panchina viene chiamato Ilario Castagnier. Nel ruolo di direttore sportivo, da questa stagione, c'è Silvano Ramaccioni. Vanno via Novellino, Aldo Maldera, Buriani e Roberto Antonelli. Fulvio Collovati viene ceduto all'Inter in cambio di Canuti, Pasinato e Aldo Serena. Arrivano anche Verza, Manfrin e il sempre valido Oscar Damiani. Una vera e propria rivoluzione per una squadra che ha come obiettivo assoluto la pronta risalita in A. Franco Baresi ha solo 22 anni, è il leader e il capitano di una squadra che parte subito con il vento in poppa. Il traguardo della promozione viene ovviamente centrato. Troppo più forte la formazione rossonera rispetto alla media delle concorrenti. Il suo ruolino di marcia è spaventoso. Sono soltanto 3 le sconfitte subite, 77 i gol segnati per un attacco che vede ben 5 giocatori andare in doppia cifra. Aldo Serena e lo scozzese Jordan ne fanno 14 a testa. Verza, Battistini e Damiani ne segnano 12 ciascuno. Questi i 13 gol della giornata, cominciando da Milan-San Benedettese, finita 2-2. I rossoneri avevano chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0. E di Verza, che a volo batteva Minguzzi dopo una centrata di Pasinato. A Catania l'1-1 fra i padroni di casa e il Milan è tutto merito dell'arbitro romano Menegali, che assegna 2 rigori. Primo successo in campionato per il Milan di Ilario Castagnier. La prima stoccata è portata da Damiani, che batte Pellicanò. Il secondo assalto vincente opera di Romano, qui in rete. Non è più imbattuta la difesa del campo basso, il Milan le ha inflitto 2 gol in una partita molto attesa. 150 milioni di incasso, 18.000 spettatori, il che significa che più di un terzo degli abitanti è andato allo stadio. E che poi è stata rovinata del tutto dalla rete della giovane alla destra Cuoghi, dopo una prolungata quanto efficace iniziativa di Damiani. Subito dopo si scatena il Milan, che al Meazza quest'anno ha sempre vinto. Dapprima il protagonista è Damiani, che sfrutta un'azione di Pasinato. Poi è la volta del giovane Incocciati. Siamo sul 2-1. La terza rete, in tuffo di testa come ai bei tempi, è dello scozzese Jordan. Goleada del Milan a Monza, un successo per 4-1 che porta i rossoneri soli in testa alla classifica. Il Catania infatti non è andato oltre il pareggio con il Varese. La scena si replica subito dopo con gli stessi protagonisti. Evani mette al centro e Jordan non perdona. Adesso è capocannoniere con 4 gol. Il Milan si è rifatto subito avanti. Tassotti conduce il contropiede. Pasinato la prima volta si fa ribattere il tiro da Meani, la seconda non sbaglia. Ad un minuto dalla fine il gol del 4-1, Evani, ormai uno specialista, effettua l'ennesimo cross. Questa volta non c'è Jordan, ma Serena, ed è tutto per la Serie B. Ed ecco la rassegna delle altre 18 reti segnate nella 7ª giornata del campionato di Serie B. Travolgente il Milan con Jordan capocannoniere, battuto per 5-0 il Bologna. Lo scozzese, di testa alla sua maniera, apre le marcature. L'azione si ripete dopo 10 minuti del secondo tempo. Punizione di Pasinato e Jordan, al centro dell'area, si alza e segna senza difficoltà. Il Milan è scatenato e per il Bologna è il disastro. Il terzo gol è di Cuoghi, che perfeziona un assist di Serena. Ancora Jordan in azione. Questa volta mette in condizioni Battistini di superare Zinetti. Per il Bologna è la crisi, il Milan segna il 5° gol con Serena e poi si ritiene appagato. Punizione di Evani, sbaglia l'uscita alla veneziana e Battistini segna tranquillamente. Passano 10 minuti e Romano compie un capolavoro, controlla la palla, si libera e segna. Il portiere sta fermo a guardarlo.
centro di Pasinato da destra e colpo di testa di Battistini. Addio Palermo. Tutta polpa e niente gelatina a beffare il portiere Piagnerelli in uscita. Era il 2-0. Milan trova le misure e anche la prima rete grazie a questa bella sgroppata di Verza, che riesce a trovare lo spiraglio per infilare tra palo e portiere da fuori area. Nella ripresa i rossoneri si buttano subito in avanti trascinati da Evani, che mette in aria una preziosa palla per la testa di Jordan. Ma è ancora il Milan ad attaccare con insistenza e Verza trova così il modo di compiere il suo capolavoro. Parte da molto lontano, difende bene la palla e conclude con un bellissimo pallonetto. È il 3-0 finale. Da questo intervento di Benevelli, contrastato dagli avversari, nasce l'azione del pareggio e Flipper Damiani, puntuale come un orologio svizzero. Girone d'andata del campionato di Serie B. Milan Pistoiese 2-1, rossoneri in vantaggio con Jordan di testa al 26esimo del primo tempo. Oscar Damiani segna il 2-0 al terzo minuto del secondo tempo, approfittando di una corta respinta della difesa toscana. A 6 minuti dal termine, Parlanti con un tiro da lontano. È stato il Milan a mettere a segno il primo gol dopo 6 minuti di gioco su calcio d'angolo battuto da Damiani. Di testa Battistini batte il portiere Pellicanò. Fasi di gioco alterne con prevalenza rossonera, tant'è che al 31esimo il Milan si riporta in vantaggio con un bel tiro di Pasinato dal limite dell'area. Niente da fare per il portiere Amaranto. Primo al 15esimo è stato firmato da Verza su punizione di Pasinato. Al 20esimo Baresi, d'esterno destro, ha ispirato Pasinato, che ha messo al centro un comodo pallone per Damiani. Pasinato, ancora lui, si è involato sulla corsia destra, poi si è spostato sul centro ed ha lasciato partire un poderoso diagonale. Con Incocciati, subentrato a Damiani al 27esimo del secondo tempo. Pasinato a propiziare il primo gol di Verza dopo un intervento della difesa bianzola che non riesce a fermare i rossoneri. Jordan confeziona il secondo gol su imbeccata del solito Pasinato. Dopo ben due salvataggi sulla linea della difesa brianzola, arriva la terza rete rossonera di Damiani, opportunista di vecchio stampo. Tini non perdona l'ingenua difesa del Monza, che gli si apre davanti, 4-0. Ultimo nelle nostre immagini, ma primo in classifica, il Milan, che ha pareggiato 1-1 a Foggia. Il primo pareggio, punizione di Evani, bella cross, ma difesa del Perugia ferma e Serena di testa batte Di Leo. La fiondata dal limite si infila all'incrocio. Battistini all'undicesimo minuto proprio non ha potuto fare a meno di punire l'incerto Evelino. Punizione realizzando il 2-1 al 34. Al 42esimo è di Icardi, un tiro da fuori area per nulla pretenzioso che Berini però non intercetta.
calcio di rigore per fallo di Tricella su Battistini, il primo gol rossonero realizzato dal dischetto dal capitano Baresi. Ecco l'arbitro Mattei indicare il dischetto e Baresi realizzare il primo gol. Al nono della ripresa Jordan segna di testa su cross di Evani. Damiani segna in mischia al termine di questa azione di testa da due passi. Che sentito il grido ridatelo all'Inter, era il 40°, si è svegliato mettendo alla fine Battistini in condizione di segnare l'unico gol.